due società che negli ultimi anni hanno dimostrato di avere idee e ambizioni, diventando motivo di vanto per tutto il movimento calcistico lunigianese. Due squadre che per tutta la stagione hanno portato con orgoglio i propri colori sui campi della provincia e non, conquistando grandi risultati. Oggi sono qui, una contro l'altra, davanti ad una spettacolare cornice di pubblico per regalare alla Lunigiana una grande giornata di calcio. Amici di YouTube, benvenuti al Bottero. È il giorno del derby, 27esima giornata di seconda categoria, in campo Villafranchese e Filattierese. Squadre che sono schierate al centro del campo. Il direttore di gara è Andrea Conti della sezione di Carrara. E prima del fischio d'inizio, come vedete, la formazione ospite consegna un mazzo di fiori al capitano Carlo della Villafranchese in onore e in memoria del fratello Riccardo, scomparso lo scorso febbraio. Inoltre ci sarà anche una premiazione per Zerbino Cavalli e Luigi Della Zoppa, leggende rispettivamente di Villafranchese e Filattierese, che verranno premiati prima delle fischie d'inizio dal delegato FIGC Andrea Antonioli. Vediamo le due formazioni, con Conti che ritrova dal primo minuto Caroli e Orsoni dopo la squalifica. In panchina va con Edera, vedremo se riuscirà a giocare qualche minuto in questa partita dopo l'infortunio. E quindi Licce in porta, in difesa Mattia Conti, Simone Conti, Valentini e appunto Capitan Caroli, con Baldassini, Manganelli e Orsoni insieme a Marchionne in mezzo al campo. Davanti ci sono Giannotti e Nieri. Risponde la formazione ospite guidata da Daniele Magnani, con Gavellotti in porta, difesa 3, Lapice, Iorfida e Pinzuti, con Moscatelli a destra e Giromini a sinistra. In mezzo ci sono Samb, Dimporzano e Gerali. Davanti, assieme a Tavaroni, c'è Bomber Micheli, 25 gol per lui in 26 giornate, una media clamorosa considerando anche la giovane età del numero 9 della Filattierese, cresciuto nel settore giovanile della Pontremolese, poi arrivato a Filattiera e fin qui sta disputando una stagione veramente incredibile. Come vedete in grafica, è una partita delicatissima anche in chiave classifica, con la Villafranchese che viene da un periodo complicato, dopo due sconfitte consecutive ha pareggiato nell'ultimo turno contro il San Vitale Candia, prendendo gol di fatto sull'ultimo pallone della partita al decimo minuto di recupero, e ha buttato via due punti che nella corsa playoff potrebbero rivelarsi decisivi. Villafranchese che al momento è un punto fuori dalla zona per gli spareggi promozione, però bisogna stare attenti alla cosiddetta forbice, ovvero la distanza di punti tra la quinta classificata e la seconda, che si andrebbero poi ad affrontare nella semifinale playoff. È tutto pronto al Bottero, con le squadre pronte a darsi battaglia, omogeni sullo sfondo che rendono ancora più bella l'atmosfera. Si va con il primo possesso per gli ospiti, giocano a sinistra con Giromini. Invece la Filattierese nelle ultime 19 partite ha perso soltanto due volte, le ultime due trasferte contro San Vitale Candia e la rovinosa sconfitta per 6-1 con lo Sporting Camaiore, ha vinto 11 volte e pareggiato 6. Insomma, una squadra che è in formissima e che nell'ultimo turno ha vinto contro il Pontasserchio per 2-1. Al momento è quarta in classifica, 4 punti dalla Carrarese Giovani, però con un piede mezzo abbondante, diciamo, nella griglia playoff. Caroli, un rientro decisivo, determinante per la Villafranchese, quello del suo capitano, ovviamente per una questione di leadership, di carisma, ma anche per una questione puramente tecnica e tattica. Le azioni principali, se non tutte le azioni d'attacco della Villafranchese, passano dai piedi delicatissimi del suo capitano, che adesso riceve il pallone da Liccia e imposta. Si avvicina Marchionna
ma con l'esterno in verticale a cercare Nieri, palla che rimbalza malissimo sul terreno di gioco e rimane in campo, quindi messa poi in messa laterale da Moscatelli, che batte poi con le mani a cercare Samb, pizzicare verso Micheli che prova a fare spallate con Conti. Micheli in qualche modo passa e alla fine riesce anche a strappare, inseguito da Valentini. Arriva sul fondo Micheli, al centro c'è Gerali, Micheli lo cerca, Gerali gira sul primo palo ma la mette sul fondo. Prima chance del match è per gli ospiti con una giocata di pura potenza di Micheli e poi il cross sul primo palo con la girata a cercare il secondo da parte di Gerali, palla che si spegne sul fondo, prima vera occasione del match, è di stampo giallo-verde. Insiste la formazione di Magnani con questo calcio di punizio di battuto verso l'area di rigore, arriva la chiusura di Liccia. Questo è il terzo incontro in questa stagione tra queste due squadre, il primo a settembre qui al Bottero in Coppa con la vittoria per 1-0 in favore delle Vespe, decisivo il gol di Polloni, mentre nel derby d'andata 1-1 alla Selva di Filattiera con il rigore di Conedera prima e la mega punizione di Dimporzano poi. Baldassini prova ad incrociare il passaggio ma non riesce, poi subisce l'attacco di Iorfi da calcio di punizione per la Villa Franchese, se ne incarica ovviamente il capitano Caroli. C'è Marchion al limite, Orsoni, Baldassini, Giannotti, Nieri all'interno dell'area di rigore. Parte con il traversone Caroli, Dapici in qualche modo, poi Samba perfeziona il disimpegno regalando però di nuovo il pallone a Caroli che cerca l'apertura dalle parti di Giannotti, buono il controllo, poi cerca una specie di tiro cross, palla che si spegne in rimessa laterale dall'altra parte. Si fa vedere però anche la Villa Franchese dalle parti di Gavellotti. Pinzuti manda in verticale a cercare Micheli, prende benissimo la posizione e poi allarga per Moscatelli, l'idea era ottima, l'esecuzione un po' meno, però già in due circostanze si è vista la qualità di Micheli di difendere il pallone e poi di cercare i propri compagni. Sbaglia in disimpegno la Villa Franchese con Sam che recupera palla sul primo palo, si è inserito Tavaroni e lì ci ha bloccato quello che era più un controllo che un tiro in porta. La Villa Franchese sta cercando di impostare dal basso il terreno, però come vedete anche da questo passaggio di Valentini su Caroli non permette particolari giri palla, chiaramente in condizioni molto molto negative. Fallo di mano e possesso giallo nero. Gavellotti pronto al rinvio, va con il suo calcio lungo a cercare Samb, palla che passa Valentini, arriva a toccarla verso Caroli, di ritorno ancora su Valentini, alza malissimo, colpisce di stinco il numero 6 giallo nero e lo mette in rimessa laterale con la Filatterese che rimane in pressing. Ha iniziato bene la formazione di Magnano, si propone Samb, palla giocata addosso e fallo sul numero 8 ospite, quindi calcio di punizione dal lato corto dell'area. Una buona opportunità questa per la Filattierese, intanto come vedete anche da questa inquadratura la tribuna del Bottero è praticamente tutta esaurita, ci saranno più di 300 persone ad assistere a questo derby, una bella giornata di sole, una bella giornata di sport, speriamo anche una bella partita. Dimporzano sul pallone, mono barriera per Liccia, parte con il pallone basso al centro dell'area di rigore, mischia clamorosa di fronte a Liccia, palla che rimane lì e la mette in porta Samb,
che sblocca il derby, anzi no, alla mano alta Conti e segnala una posizione di offside del numero 8 giallo-verde. Rivediamo, mischia clamorosa di fronte a Liccia. Da qui si capisce veramente poco. Dunque, salito subito con il braccio il direttore di gara, ha segnalato il fuorigioco di Samb. Si rimane 0-0 al Bottero, ma la Filatinese ha già avuto due occasioni abbastanza nette con Gerali e Tavaroni, poi aveva trovato anche il gol con Samb annullato proprio in posizione di offside. Samb ancora cerca di calciare in porta, quantomeno di evitare un contropiede, trova anche una deviazione, sarà calcio d'angolo per gli uomini di Magnani. Dalla bandierina come al solito va Dimporzano, parte con il destro ancora una volta basso, Manganelli allontana, palla che rimane pericolosamente lì, prova il sinistro Iorfida e si spegne a lato, rimessa dal fondo per Liccia. Altra chance da palla inattiva per la Filatinese, con un campo in queste condizioni sfruttare le palle inattive può essere una chiave importante per lo svolgimento della partita. Ancora una volta però basso il traversone di Dimporzano, Marchionna devia verso la propria porta, per sua fortuna fuori dallo specchio di Liccia, palla in calcio d'angolo. Salgono come al solito le torri, chiama lo schema di Dimporzano, questa volta lungo sul secondo palo dove ha provato a coordinarsi Tavaroni, non ha colpito però il pallone, arriva sulla seconda palla, viene steso, altro calcio di punizione per la Filatinese che sta giocando a ritmi molto alti considerando anche il caldo del Bottero. È iniziato fortissimo questa partita da prendere subito alta la costruzione della Villa Franchese, adesso un'altra chance da palla da ferma con il solito Dimporzano che si occupa di sistemare il pallone pronto a battere. Zona molto pericolosa considerando che quello del suo destro può andare direttamente verso la porta di Liccia. Fischia Conti, parte Dimporzano sul secondo palo, non arriva nessuno, brivido per Liccia, palla che si spegne sul fondo. Iorfida prova a cambiare gioco, capisce tutto Conti che allarga dalle parti di Carli, alza la testa il numero 4, va centralmente poi Sugneri, toccato da Iorfida, calcio di punizione per la Villa Franchese che prova un po' a respirare. Al solito va Carli sul punto di battuta, difesa barriera a 3 per Gavellotti, anzi a 2, si è allontanato Samb. Giannotti si mette lì per impedire la visione del pallone da parte di Gavellotti, poi si allontana anche lui. Fischia Conti, parte la rincorsa di Carli che cerca la porta, prova anche la deviazione di Giannotti che per poco non spiazza completamente Gavellotti, bravo ad intervenire sul pallone e a bloccare. Rimessa dal fondo per Liccia, gioca su Valentini, come al solito parte da basso la Villa Franchese. Carli sale da Tavaroni, poi scarica ancora su Valentini, viene incontro Orsoni, pressato, perde il pallone, occhio a Tavaroni che rientra sul sinistro, lo scarico al limite verso Micheli, controllo e sinistro bellissimo di Micheli che sblocca il derby al 23esimo minuto con un sinistro fantastico che si è infilato all'angolino. 1-0 per la Filatinese, 26 gol in campionato per Luca Micheli. Ennesimo pallone perso dai gialloneri in fase di costruzione, questa volta
Non ha perdonato Luca Micheli, ha messo in porta il pallone che vale lo 0-1. Assist di Tavaroni, controllo e sinistro potentissimo di Micheli. Lì c'è un po' nulla. Teoricamente lui è destro, ma ha calciato con una potenza clamorosa col piede debole. E ha mandato meritatamente in vantaggio la filattierese. Adesso insiste ancora. Forza! Con Micheli che porta a spasso un paio di giocatori. Alla fine però perde il pallone. Occhio quindi al break della Villafranchese con Orsoni che allarga. Baldassini in qualche modo recupera il pallone. Prova ad infilarsi, allontana alla fine d'apice. Prova ad alzare un po' i ritmi la Villafranchese. In più ha prodotto pochissimo dalle parti di Gavellotti. Liccia. Giustamente si sente la mancanza di uno come Conedera là davanti, con il quale si può giocare anche più con i palloni diretti sulla punta, un po' come sta facendo la filattierese con Micheli. Su un campo del genere è molto complicato arrivare alle punte con il gioco palla a terra. Qui si lamenta Manganelli che voleva battere subito la punizione. È stato ostacolato dal direttore di gara. Adesso può andare vicino a lui Valentino. Con il destro Manganelli a cercare Giannotti che non arriva su questo pallone ben protetto da Dapice. Il bio per Gavellotti, quindi praticamente inoperoso, però nell'unica circostanza in cui è stato chiamato in causa ha saputo rispondere molto bene, ovvero sul destro di Carli deviato da Giannotti pochi minuti fa, prima del gol di Michele. D'Imporzano, apertura sinistra, c'è spazio per Giromini, si propone Tavaroni, ancora servito, anzi Micheli, pardon, ora Tavaroni in area di rigore, cerca il traversone che non passa, Manganelli in qualche modo allontana sui piedi però di D'Imporzano. Occhio perché è una buonissima conclusione. Porta palla di Imporzano, lascia col tacco a Tavaroni che se la controlla per andare in porta. Destro potente ma che finisce centrale. Paraliccia. Moscatelli con le mani a cercare Samb. Testa poi di Valentini. Allontana Orsoni. Moscatelli ancora in avanti. Direttamente fuori però di messa laterale per la Villafranchese. Orsoni protegge Samb, prova a passare ma non riesce. Esce invece Marchionna. Tocco centrale, arriva Giannotti pressato da Dapice che provvede allo ship ma in verticale però non passa, quindi Marchionna, tanta lotta, tanta intensità in mezzo al campo. Ancora Baldassini, viene messo giù. Calcio di punizione per la Villafranchese, battuto subito Marchionna, va in profondità a cercare Giannotti che la fa passare molto bene. Giannotti in area di rigore cerca l'assist ma non c'è nessuno al centro dell'area di rigore. Era una buonissima occasione per la Villafranchese, non sfruttata però, perché l'assist di Giannotti era molto invitante, però è mancato il tap-in all'interno dell'area di rigore. Gavellotti rinvia, testa di Caroli. Arriva Moscatelli che la manda in verticale, chiude Valentini immediatamente in rimessa. Si incarica Moscatelli, viene incontro di Imporzano. Centrale c'è Tavaroni che allarga a sinistra nel parte di Giromini che rientra sul destro, può passare in qualche modo il pallone, arriva a Tavaroni, lato corto dell'area di rigore, rientra anche lui, poi cross di Giromini al centro dell'area di rigore, prova a staccare Samb, palla che diventa una per D'Imporzano col sinistro, Liccia si distende e para. Poi Caroli si va un po' imbottigliare nel traffico, cerca di lucrare qualcosa, alla fine Valentini, Caroli è uscita la Villafranchese che qui però si è vista molto brutta, con il sinistro di D'Imporzano parato bene da Liccia. Altra rimessa laterale, batte Moscatelli su Sam che mette il pallone dentro. Tavaroni completamente solo al limite dell'area piccola, la passa di fatto a Liccia,
enorme occasione per la Filatterese con l'asse Samb Tavaroni, in quest'ultimo però che non è riuscito ad angolare la conclusione. Terza occasione per lui e per la terza volta in guerra lo vince Nicci. Ieri passa in qualche modo anche su Gerali, va a fare tutto lui, tocca adesso su Manganelli, controlla un po' ad allungarsi il pallone, rientra poi in possesso, tocca ancora su Ieri, portato all'esterno dell'area di rigore da Pinzuti e secondo Conti con un fallo, calcio di punizione per i padroni di casa che sul finale di tempo vogliono provare a rendersi pericolosi. Caroli sul pallone, vicino a Luce Marchionna, 5 con la maglia arancione in area, parte in traversione morbido, Gavellotti in uscita, palla che rimane lì e poi viene allontanata dalla difesa. Tavaroni non la tiene, insiste ancora Manganelli che torna da Simone Conti, che alza la testa e cerca di mandare in verticale, nel nulla però dell'attacco giallo-nero. Gavellotti chiude, Conti conduce e scarica sul suo omonimo Simone, cerca ancora la palla in verticale, ancora una volta fa nel nulla dell'attacco giallo-nero. Quindi Pinzuti alza la testa, va in verticale, finisce qua il primo tempo, è 0-1 al Bottero in favore della Filatterese con il gol di Michele, arrivato al 23esimo minuto. Villafranchese che ha faticato tanto in questo primo tempo, in cui ha provato a giocare palla a terra, però con un po' le condizioni del campo, un po' il caldo, un po' il pressing asfissiante degli avversari, un po' anche la tensione dovuta al derby, è riuscita in pochissime circostanze ad uscire bene palla al piede. Invece una Filatterese molto concreta, molto cinica e molto messa bene in campo, in cui sta giocando una grande partita. Prova subito però ad attaccare in questo secondo tempo la Villafranchese, che vuole evitare la terza sconfitta in casa in questo campionato, la seconda consecutiva. Infatti nell'ultimo turno casalingo ha perso 1-0 contro il Massarosa, invece a inizio campionato la sconfitta per 2-4 contro il Montignoso. Caroli sul pallone, fischia Conti, parte con il destro, deviazione della barriera, palla sul fondo, calcio d'angolo per la Villafranchese. Al limite c'è Manganelli assieme a Marchionna, traversione però invece verso la porta, allontanato con i pugni da Gavellotti, insiste Marchionna, allontana definitivamente Giromini. Ha iniziato con un piglio diverso questa ripresa la Villafranchese. Valentini si avvicina a Manganelli, Caroli, tocco centrale ancora per Manganelli che non riesce a controllare il pallone, però diventa buono per Baldassini, però sbaglia il passaggio. Conti a duellare con Micheli, vince il 9 che cerca addirittura la porta, Liccia in due tempi riesce a tenerla fuori dalla rete, ha provato una giocatona Micheli, per poco non riesce, dopo aver superato Conti non ci ha pensato due volte, calciato verso la porta, intervento prodigioso di Liccia. Il sole in faccia, è riuscito ad evitare il 2-0. Intervento falloso di Dean Porzano, che viene anche ammonito. Il calcio di punizione ancora una volta per la Villafranchese, che dopo averla vista bruttissima con il destro di Micheli da centrocampo, adesso prova a riattaccare con questo calcio di punizione. Sul pallone va Caroli, no, c'è la
destro sul secondo palo, non arriva nessuno, palla che si spegne, fuori Orsoni, batte lui questa rimessa, va a cercare il movimento di Branca che prova ad arrivare su questo palo ma non riesce. Quindi Manganelli insiste alla Villa Francese con l'apertura dalle parti di Caroli che cambia gioco verso Baldassini che colpisce di testa Giromini prima di Gavellotti, la mette a rimessa laterale, rimane lì la formazione di casa. Tanta confusione, prova ad uscirne Orsoni che entra in area di rigore, fino in fondo Orsoni cerca di mettere il cross, direzione calcio d'angolo. Prima però c'è un cambio per la Villa Francese, fuori Giannotti, rientra in campo con Edera, un rientro fondamentale per l'attacco giallo-nero. Ecco il traversone basso sul primo palo, deviazione e altro corner, sì, teste giallo-verdi, ma Conti è indicato ancora una volta la bandierina. Parte il traversone al centro, Gavellotti esce malissimo, non colpisce il pallone, sarà altro giro la bandierina per la Villa Francese. Continua ad insistere, i giocatori che sono rimasti a terra, uscita un po' a vuoto qui di Gavellotti, per sua fortuna però non ha portato guai seri la propria squadra. Calcio d'angolo dall'altra parte per le Vespe. Parte Caroli, basso sul primo palo, deviazione, è rimasta dal fondo questa volta, ha provato con il tacco Valentini, è stato lui l'ultimo a toccare. Rinvio di Gavellotti, Caroli, poi Manganelli pressato da Micheli, poi arriva Samb, allontana alla fine Conti a cercare Branca che non riesce a passare, un po' di confusione, mette ordine di Imporzano, fatto in verticale verso Tavaroni che però non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa da laterale per la Villa Francese. Caroli a cercare Branca e prova a pizzicare ma non riesce, ha guadagnato qualche metro qui la formazione di Conti, cercato Nieri, intervento di un difensore, secondo Nieri era fallo, secondo l'arbitro no, quindi semplice rimessa laterale con Edera, prova a passare in area di rigore, con Edera mette il traversone ma non c'è nessuno sul secondo palo, prova ad impegnarsi Orsoni per arrivare sul pallone, è troppo lungo. Rinvio per Gavellotti. Va a cercare ovviamente le punte. Arriva la chiusura della difesa, il pallone tra i guantoni di Licce che ha già fatto ripartire l'azione. Valentini. In verticale a cercare Conedera. Palla messa fuori, c'è Manganelli. Ancora palla per il numero 18 che prova ad entrare verso il centro del campo, ha cercato il pallone in verticale, messo giù però Nieri, e calci di punizione dal limite per la Villa Francese. Proteste di Moscatelli e compagni, è sembrato però esserci un incrocio di gambe, un incrocio di corse tra Nieri e il difensore. Calcio di punizione per la Villa Francese con Caroli e Nieri sul pallone, vicino anche con Edera per la soluzione con il sinistro. Finora le ha battute tutte il capitano.
si allontana con il vero. Nieri e Caroli. Parte Nieri, destro che si spegne sulla barriera, che viene allontanato dalla difesa. Branca, scarico ancora su Caroli che cerca il traversone, allontanato da Jorfida. Prova a inseguire il pallone Tavaroni, colpisce all'indietro malissimo però Conti, e quindi Tavaroni, dall'altra parte c'è Micheli, Tavaroni lo vede, lo serve, Micheli, Liccia, risponde ancora Micheli e ancora Liccia, questa volta la blocca, occasione in contropiede per la Filattierese, sempre con il numero 9. Valentini gioca in avanti con la punta, prova ad inseguire il pallone con Edera, però troppo lungo, arriva Gavellotti. Caroli con le mani. Branca, palla di ritorno. Altra touche guadagnata. Orsoni nel traffico. Branca, ancora Caroli, cerca di liberarsi per crossare. Eccolo che arriva al centro. Manganelli! Risposta enorme di Gavellotti in calcio d'angolo. Sul destro è il volo di Manganelli. L'occasione più grande di tutta la partita per la Villa Francese. Ha risposto da fenomeno Gavellotti. La messa in calcio d'angolo, battuto corto con Comedera che ha scambiato con Caroli, messo il traversone al centro, allontanato dalla retroguardia di Magnani. Prova a tenere il pallone Micheli, pressato da Conti, poi forse un contrasto, ma la rimessa è giallonera, battuta subito verso Comedera in posizione di ala destra. Ferma il gioco però Conti perché Micheli è rimasto a terra, un colpo al volto per lui. Proteste di tutta la tribuna del Bottero. Moscatelli con le mani, fallo di Samb, calcio di punizione per la Villa Francese che ha avuto un'occasione colossale con Manganelli, risposta però senza senso di Gavellotti. Branca, si propone Nieri, il pallone è per il numero 9, non si riesce a tenerlo in campo. Sì, è passato Nieri con una giocata, Nieri in area di rigore, Nieri, palo, clamoroso palo di Nieri dopo una giocata bellissima. Insiste ancora Manganelli che mette il cross, traversione, calcio d'angolo, adesso carica a testa bassa la Villa Francese che vuole il pareggio, e per quello che sta producendo forse lo meriterebbe anche. Parte il traversone, allontanato sul primo palo da Vimporzano, Micheli prova a tenerla, Conti in qualche modo la ripropone in avanti verso Conedera, allontana il pallone Tavaroni, no, Giromini, pardon. Caroli che è rimasto a destra dopo il calcio d'angolo battuto, va a cercare Conedera, la difende, scarica ancora sul capitano che mette il traversone con deviazione, no, semplice rimessa dal fondo. Manganelli cambia gioco, può salire Mattia Conti e manda in profondità a cercare Baldassini che la pizzica verso Conedera, poi Nieri in precario equilibrio, calcia malissimo, palla che non esce neanche dal campo, la tiene Gavellotti. Poi rilancio. Lotta in mezzo al campo. Il pallone si spegne in rimessa laterale che sarà per gli ospiti. Io dopo aver giocato un primo tempo con un ritmo altissimo, questa ripresa è un po' rallentato con la Villa Francese che è uscita alla lunga, e c'è un fallo ai danni di Samb. Vimporzano verso Tavaroni che prova a passare su Orsoni, fino in fondo Tavaroni mette il traversone al centro, è completamente solo Samb, però la passa Liccia, occasione per lo 0-2. Rilancio immediato di Liccia, colpisce Moscatelli, Tavaroni la tiene, pressato da Valentini, scarico su Vimporzano che ha cercato Samb, Liccia di testa addirittura la regala ancora a Samb che prova a calciare, si ostacola anche con Micheli e si lamenta il numero 9. Un po' di confusione qui.
alla fine però si riparte con la rimessa dal fondo. Prima però c'è un cambio. Manganelli con le mani di Imporzano, alla fine D'Apici allontana, ha difficoltà adesso la retroguardia giallo-verde. Conti con le mani a cercare con Edera deviazione, calcio d'angolo, ennesimo calcio d'angolo del secondo tempo per la Villa Franchese. Arriva di corsa Caroli. Parte con il traversone al centro Gavellotti con il pugno, poi conclusione potente ma imprecisa di Formentini. Chiedono una deviazione ai giocatori gialloneri, secondo Conti invece semplice rimessa dal fondo. Un'altra chance da fermo la Villa Franchese con Caroli. Tutti dentro, un po' di proteste, un po' di abbracci poco affettuosi all'interno dell'area di rigore della Fiatirese. Parte Caroli verso l'area di rigore, ha provato la volée Nieri, palla che rimane lì, alla fine allontana Tavaroni, non arriva però Micheli. Conti rischia tantissimo sul pressing del numero 9, si affida a Liccia, palleggia e rilancio, prende posizione Manganelli, Branca prova a staccare ma non riesce, allontana la Filattierese direttamente però in rimessa laterale, altro possesso per le Vespe, la giocano in verticale, Branca di sponda, non c'è nessuno però, Giromini allontana, Conti molto bravo in anticipo su Micheli. Finta per preparare il cross che non arriva però, difende il pallone Conti in qualche modo cadendolo, allarga dalle parti di Caroli che alza la testa, va morbido in verticale, Nieri al limite, non calcia, serve Valentini, 1-2, palla poi che ritorna per Conedera, sinistro che non passa, chiede un fallo di mano che non c'è secondo Conti. Insiste ancora la Villa Franchese con Formentini, molto bravo nel traffico, meno nell'apertura verso Branca e quindi possibilità di contropiede per la Filattierese, si è lanciato Ginesi che entra in area di rigore, Ginesi tu per tu con Liccia, si fa ipnotizzare dall'estremo difensore avversario, poi un altro pallone in campo, finale di derby incandescente al Bottero, perché con una sconfitta la Villa Franchese di fatto direbbe addio ai sogni playoff, e con una vittoria la Filattierese di fatto cementificherebbe quasi certamente la sua posizione di classifica. Testa che prova, su cui prova ad arrivare Manganelli, Ginesi allontana a cercare Micheli. Inizia ad essere stanco, ha giocato una grandissima partita il numero 9 giallo-verde, fin qui la sta anche decidendo. Caroli manda in avanti a cercare Branca, deviazione, D'Apice evita il calcio d'angolo, grande intervento del numero 4, rimessa soltanto per la Villa Franchese. Arriva Caroli, ormai anche Valentini sta facendo la punta in questo finale. Nieri prova a passare, finisce giù, non c'è nulla secondo Conti, si rialza Nieri, ancora l'uno contro uno, altro contatto e per la seconda volta facendo che non c'è niente Conti, proteste giallo-nere, Nieri rimane a terra ma secondo l'arbitro è tutto regolare. Gavellotti pronto al rinvio. Rivediamo cosa è successo all'interno dell'area. Prima difende il pallone, lo sposta, poi forse uno step on foot ai suoi danni, quindi si rialza, cerca ancora l'uno contro uno e sul secondo intervento secondo me si è lasciato un po' andare, sarebbe da rivedere bene il primo.
perché il difensore sembra colpire il piede di Neri. Però è tutto regolare. Ultimi minuti vibranti di partita al Bottero. Comunque vada, queste due squadre ci hanno regalato un'altra grande domenica di calcio. Una bella partita tirata fino alla fine. Micheli prova ad avventarsi anche su questo pallone e arriva prima di tutti col compito di tenerla alla bandierina, a pressare Conti. In mezzo a tre prova a prendersi qualcosa Micheli, alla fine il possesso è giallo-nero con Caroli che trova una via di fuga su Manganelli. Finta rischiosissima, però alla fine il contrasto non lo premia. La rimessa sarà per la fila tierese, quasi alla fine dei 6 di recupero concessi da Conti. Rimessa laterale giocata ancora verso Micheli, altra touche. Ma non c'è più tempo, fischia tre volte Conti, il derby è giallo-verde, la Lattierese sbanca il Bottero, vince 1-0 con il gol di Micheli, arrivato a metà del primo tempo. È stata una partita dal doppio volto, primo tempo molto meglio la Lattierese, la ripresa invece è stata tutta di marca giallo-nera, con soprattutto due occasioni, quella di Manganelli con la risposta enorme di Gavellotti e poi il palo colpito da Neri, qualche dubbio sul contatto finale su Neri in area di rigore. Sta di fatto che la Lattierese conquista i tre punti, sale a quota 52, a meno 2 dalla Carrarese Giovani, considerando che quest'ultima ha pareggiato sul campo del Ponte a Serchio. Per la Villa Francese invece finiscono le speranze playoff. Infatti con questa sconfitta e con la conseguente vittoria della Fimizzanese, la Villa Francese non potrà accedere agli spareggi promozione. Nel prossimo turno altro derby per le Vespe a Potenzana contro la Fimizzanese, per la Filatterese invece impegno casalingo contro il Ricolfere. Tutto dal Bottero, vi ringrazio per aver visto questo video e alla prossima.